Vedi com'è? Tac! Avete anche gentilmente, tanto buonasera, mezz'ora di Genova, in diretta, c'ho il televisore leggermente spostato, quindi non riesco a vedere la diretta, ma la vedo da lì. Leggermente spostato. Leggermente, proprio girata dall'altra parte. Comunque, presento subito la corrispondente del, possiamo dirlo? Possiamo già dirlo? Perché nascondersi dietro un dito? Possiamo già dirlo? Diciamolo. Questo è il Corriere Mercantile, Liuba, sì. Ciao Liuba. Ciao, benvenuta, benvenuta. Presento invece per quanto riguarda, mamma mia che grande stampa anche stasera, naturalmente, Gabriele Lepre, ciao, del Messaggero. Ciao Fabrizio, saluto a tutti. Poi Federico Pinci intanto mi viene gentilmente a girare il televisore, sei veramente gentile. Signore e signori, ladies and gentlemen, questa notte è tornato, questa sera, anzi sera perché il colore legale sembra, anzi addirittura più chiaro, è tornato a trovarci un grande per quanto riguarda il giornalismo, scrive per il Sole 24 Ore, lui si chiama Domenico Ravenna! Accoglienza da star, grazie. Eh beh, ma sei una star. Una volta nella vita può anche capitare. Assolutamente, Domenico. Tu sei una grande star per quanto riguarda la nostra Liguria, per quanto riguarda Sole 24 Ore, non lo scopriamo certo noi 5 stasera. Anzi, che brillo di luce riflessa. Esatto, esatto, no. Poi, beh, anche lui, l'avete già visto, lo state guardando, perché è inquadrato insieme al nostro Domenico Ravenna. È un grande per quanto riguarda la musica, signore e signori, ladies and gentlemen, anche stasera è venuto a trovarci, lui si chiama Luca Canfora! Beh, su YouTube ne parlavamo prima adesso col nostro amico Domenico, che insomma mi sembra che 27.000 contatti per quanto riguarda il primo musical. 4.600 per la... Quasi 5.000 in due settimane per quanto riguarda comunque questo. Comunque su molti siti... quindi che dove il conteggio non viene, insomma, 1893.tv, Pianeta Genova, altri siti, anche... un cuore grande così su molti, quindi ringrazio tutti. Bene, 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 mi fa piacere, anche perché sei bravo. Gabriele, senti, dimmi tutto. Bravissimo. Bravissimo, tanto vabbè, voglio far vedere, guarda che carina che è la nostra Liuba con le nostre, certo, con le nostre trecce rosse e blu. Invece delle frecce, le trecce. Invece delle frecce, le trecce, bravo, bravo. Senti, partiamo subito dal nostro Ravenna, dal nostro ecco. Domenico. Caro Dome, questa domenica non c'è stato il calcio, domenica, Ci cioè Genoa, ci siamo un po' disintossicati, sì, fa anche piacere ogni tanto, è vero? Sì, tra la disintossicazione e l'astinenza, dipende. Qualcuno è stato male ieri che non c'erano le partite. C'era la nazionale, è vero, c'era la nazionale. Abbiamo visto un'anteprima di Birsa. Come ha giocato? Io l'ho vista, dico la verità, non ho visto tutta la partita, poi so che l'hanno anche sostituito, credo, alla fine. Tra tu Ilicic. Però mi è sembrato che abbia fatto delle cose abbastanza egregie, forse. Montpied, ha confermato un po' le caratteristiche tecniche e tattiche. Poi mi sembra un giocatore abbastanza versatile, che può giocare anche magari in diverse, non solo mezza punta, diciamo trequartista, ma... Sì, ha giocato esterno. Gioca esterno, come gioca nell'Auxerre, poi che gioca è un esterno puro. Poi vedo che è un giocatore che gode di un'ottima stampa a livello internazionale, è considerato un emergente, un talento di sicuro avvenire. Quindi credo che, come spesso capita, ci abbiamo visto, il presidente ci ha visto bene. Tra l'altro il calcio slovena adesso sta sfornando grandi talenti, Ilicic, Bacinovic, anche Handanovic, che sono parecchie stagioni che è qua, quest'anno e si stanno sfornando. Tutti parenti, Handanovic, Bellino. Tutti Peric, è la classico cognome dell'ex Jugoslavia. E abbiamo anche Lazarevic, che è uno sloveno, che è già carburato in B e sta facendo un ottimo campionato, insieme peraltro agli altri. Anche gli Elenici, c'è che è in primavera. Sì, sì, adesso è il momento della Slovenia, insomma, speriamo di... Allora, prima di andare dal nostro Luca, Fabri, la mia piccola Viola, 5 mesi, peraltro già innamorata del grifone, per ora dello stemma sulle maglie, sta guardando la sua prima trasmissione, quindi salutiamo facciamo un bel applauso. Viola, 5 mesi, eh? Brava, brava Viola. Fabri, in onore, ciao. Di Viola mi sono messo... Ciao, Fabri, ciao, sono Fabio Forcone, mi fai due nomi per il prossimo anno? Guarda, te ne faccio subito uno, anzi, te ne faccio... uno in concomitanza con il nostro Luca Canfora. Si sta parlando di Marco Borriello, di un eventuale ritorno a Genova a vestire di nuovo la maglia rosso-blu. Cosa ne pensi se dovesse arrivare il numero 22 ex Milan o attualmente la Roma? A me va bene. Sì, non ho
Per me i calciatori sono professionisti, qualcuno raramente diventa genoano e noi ce ne innamoriamo come Marco, come Gianluca, altri. Se non lo diventano, pazienza, l'importante è che facciano il loro dovere quando hanno la nostra maglia. Quindi per me se ritorna a Borriello va bene. È un giocatore che ti piace, è un giocatore completo? Tecnicamente secondo me è un giocatore eccezionale. Preferirei Milito, ma se proprio devo soffrire... Sono... non vengono tutte e due. Sono d'accordo va con bene te. Anche Borriello. Te sei d'accordo, Domenico, per un eventuale ritorno di... E poi sentiamo Liuba e Gabriele. Sì, di Borriello abbiamo tutti un ottimo ricordo, direi che aveva fatto un campionato, forse il miglior campionato suo. Non è neanche più riuscita a ripeterlo, anche se ha giocato in squadre come Milan e attualmente nella Roma. Ecco, al di là forse di qualche problematica fisica che un po' lo tormenta, ma che poi tutto sommato vedo ci convive anche con una certa disinvoltura, non si può che essere, come dire, aperti, insomma, a una prospettiva di questo genere. Certo, l'arrivo di Borriello richiederebbe una, come dire, una rivisitazione piuttosto drastica del nostro parco attaccanti che comincia a essere pletorico. Perché che abbiamo, scusa Domenico, ma Paloschi. Ma abbiamo 5-6 centravanti. Paloschi, Boselli, Zeduardo, Birsa che arriverà. Destro. Birsa non è proprio un attaccante, Birsa no? un esterno. Io parlo di attaccanti, c'è il Paloschi che si assomiglia a Borriello. Prime punte Paloschi. Borriello teoricamente, Borriello, sì. Poi il giocatore di fantasia Zeduardo, Paloschi. Eduardo, e poi abbiamo Boselli stesso che non si capisce. Floro Flores, che bisogna vedere se sarà riscattato. Floro Flores e Rodriguez che è un rincalzo già abbastanza, come dire, di quelli di prima scelta. E bisogna vedere un momentino cosa, appunto, cosa facciamo, perché rischiamo veramente di avere un... Oltretutto nella primavera c'è un centravanti che sta dimostrando di bruciare le tappe, che è Longo. Sì. Che tra l'altro è venuto nell'affare Ranocchia, quindi un altro di quei giocatori che abbiamo strappato con una certa anche capacità di... Domesticatezza. Sono d'accordo con te, Domenico. Allora, facciamo una cosa, dobbiamo andare a fare il primo stop pubblicitario, poi riprendiamo con la Liuba, perché voglio sapere anche da Liuba, Gabriele Lepri, cosa ne pensano di un eventuale... Che figona allo stadio, State con noi, ci vediamo fra un minuto. Bene, bene, ben rientrati, 333-2485-428 per quanto riguarda la messaggeria, se invece avete piacere di interagire con noi allo 010-5532-781 oppure 010-5532-78-2. Allora, Liuba, quanto riguarda Borriello? Se ti come calciatore saresti contenta? Come calciatore sarei contenta perché sicuramente ha cresciuto anche molto dal punto di vista di gioco e quindi... sarebbe molto utile nel Genoa e poi appunto porterebbe qualche nuova fidanzata in tribuna e sicuramente questo non fa dispiacere. Non fa dispiacere. No, sì, sarebbe sì. Un ottimo onesto, pensate, ne parlavamo dietro le quinte, Eduardo da una quinte. Parte, Palacio. Dove sono le quinte? Sono qua dietro, non ci sei stato. Dietro le quinte, dietro scusa, quinte. Dietro, capito. Pensate un attacco, Eduardo da una parte, Borriello e Palacio. Pensate che attacco sarebbe? Assolutamente. Sirigu, Moretti, Calazze, Dainelli, Criscito, Birsa, Kučka, Veloso, Conco, Palacio, Borriello e vogliamo in Europa. Cosa ne pensate? Domenico e Luca? Sì, te la rileggo subito un attimo così. Sirigu, secondo me Sirigu non lo darà mai via al Palermo. Comunque, Moretti, Calazze, Dainelli, Criscito, che Criscito secondo me va via, Birsa, Kučka, Veloso, Conco, Palacio, Borriello. Cosa ne pensi? Birsa, Kučka, Veloso. Birsa, Kučka, Veloso, Conco, Palacio, Borriello. Un po' troppo sbilanciate in avanti forse. Forse. O no, Domenico? Ma secondo me, insomma, un po' da seminomi andrebbero anche bene, però forse l'aspetto tattico andrebbe bene. Il gioco di Ballardini. Per esempio in difesa, non so, c'è Antonelli, no? Mi pare di non leggere. Che prenderà il posto di Mimmo? Sì, Antonelli credo che dovrebbe giocare. Sì, i nomi, però mi sembra che non si discosti, a parte Birs, non si discosta. Si è dimenticata Acerbi, che è un gran bel giocatore, che in linea alla regia sta facendo bene. Beh sì, no, io sì, è un buon canovaccio questo, diciamo che sono tutti giocatori che possono stare nella rosa, però forse qua e là qualche ritocchino si potrebbe fare. Quello sì, cosa ne pensi? Poi Gabri. Ma sulla carta io non ci ho mai capito niente, perché... Poi vedo che il campo cambia sempre, sulla carta mi piace. Cioè sulla carta te la ripeto piace, per l'ultima volta, Sirigu, sì, Moretti, sì. Calazze, Dainelli, io metto Antonelli al posto di Criscito, sì. Birsa, Kučka, Veloso, Conco, Palacio, Borriello.
Mi piace assai. Io devo fare un'obiezione. Dimmi. Sirigu non è che mi piace tanto. Quest'anno non sta facendo Sirigu bene. Sirigu è un gran portiere, ma secondo me il Palermo non te lo darà mai. Però è scadenza di contratto. Io mi piace più Handanovic dell'Udinese, che non darà mai via, perché se va in Champions, figurati, non partirà neanche. Vabbè, noi abbiamo comunque Edoardo che parlavamo prima con il nostro Domenico. È un grandissimo portiere, però quest'anno non ci ha fatto dormire tanti sonni tranquilli. Bisogna vedere queste restanti 8 partite. Ultimamente, però, bisogna dire, Domenico, che le ultime partite fatto bene. Sì, abbiamo parlato. Ha fatto bene. Esatto. Sì, è un portiere che purtroppo credo che abbia un po' dimostrato quello che è un po' le sue caratteristiche, sia nel bene che nel male. Molto bravo nelle palle a terra, nelle uscite, una tempestività felina. Sì, vero. Sì, credo che sia uno dei migliori al mondo, credo. Insomma, sulle uscite. Le uscite basse è un portiere straordinario. Sono tutte le sue. Anche se un po' migliorato, sempre piuttosto incerto nel piazzamento, soprattutto nei tiri da lunga gittata, e a volte nell'uscita un po', insomma, bisogna prenderlo un po' così. Io credo che lui non ci sia più da scoprire niente in Edoardo, credo che la sua caratura, diciamo, la sua dimensione sia un po' quella, un po' tipica di tanti portieri che alternano, lo sappiamo, no? Certo. Sono dei portieri, anzi direi che una caratteristica dei portieri è quella di essere spesso un po' così altalenanti. Assolutamente sì. Di sicuro rendimento, piatto e costante, direi che nella storia ce ne sono sempre stati pochi. Allora Luca, vabbè, qua continuano prima di... Abbiamo un sondaggio da fare. Sì, allora facciamo una cosa, tanto ti dice uno dei tanti messaggi anche per te, che ciao Luca, sei proprio seriamente preparato, quando torni a trovarci in mensa, dice Cinzia Sandoriana. E poi chiedono dove si può sentire la tua musica, complimenti per le belle canzoni del genere, vorrei sapere come si possa avere A6A. Per ora gratis su YouTube. Per ora gratis su YouTube, che per un genovese è qualcosa di strabiliante. Straordinario. Gratis. Però ma cosa devono digitare? Luca Canfora. Canfora come la naftalina. Come la naftalina, e poi esatto. Trovi Genova, vecchio cuore rosso blu. Ma però ci sono anche le puntate, quella quando è venuto ospite Don Gallo. Sì, ci sono le puntate con Don Gallo qua, con Gabri Gabra. E poi tu sei con l'estimatrice di Don Gallo, no? Molto. Adesso ce l'abbiamo. Quando ce l'abbiamo, agosto. Don Gallo? Sì, 4 agosto. Lunedì 4 maggio viene Don Gallo. Lunedì 4 maggio verrà Don Gallo. Non vedo l'ora. Senti, abbiamo da fare una domanda. Partiamo dal nostro Luca Canfora e poi dal nostro... Domenico Ravenna. Ok, certo, partiamo dal suo nostro ben amato Ballardini. Grande Ballardini, grande Ballardini, grande numero uno. Il quale ha dichiarato appunto di aver avuto già altre proposte, eccetera, eccetera, però lui ha detto che comunque gli farebbe piacere rimanere al Genoa, sarebbe molto contento se potesse rimanere. Come la vedi? Prima Luca e poi il nostro sì, Domenico. Così voglio sapere anche da loro. Ma all'inizio era un po' titubante, però mi piace. Non facciamo i paraculi delle telecamere, devo essere sincero. Sono sincero. Sì. Siccome l'aspetto umano per me viene, lo so che qua parliamo di calcio, però noi siamo genuani, siamo strani. Sì. L'aspetto umano per me comunque vince sempre 51 a 49. Sono d'accordo. E siccome secondo me si sta comportando seriamente, non ha tanti fronzoli, ma questo è una cosa che mi piace. E secondo me la squadra è abbastanza equilibrata. Certo, non è a volte spettacolare come quando attaccava con Gasperini, però è un pochettino più coperta. Nel bilancio, per la serietà della persona, per come vedo il Genoa abbastanza quadrato, io gli darei una seconda possibilità e poi se la giocherà su un campionato intero l'anno prossimo. Io quello che farei alternative eventualmente a Ballardini, se ci sono alternative le valuterà il presidente. Sì, Delio Rossi è una buona alternativa. Sarà parlato anche di Malesani e Azzori dalla regia. No, Malesani sinceramente mi tengo Ballardini tutta la vita. No, Azzori e Malesani no. Delio Rossi potrebbe essere un'alternativa buona, ma gli altri no, sinceramente. Allora mi tengo Ballardini, che mi piace come persona. Domenico? Ma sì, io concordo, cioè Ballardini... Ti piace Ballardini? Sì, è un allenatore che si è inserito con estrema, diciamo, anche eleganza, senza mai andare sopra le righe, ha ricevuto peraltro un'eredità molto pesante, come tutti sappiamo, perché Gasperini adesso provoca grandi amori e direi anche grandi contrasti nella tifoseria, però direi che è un allenatore che ha segnato sicuramente la storia moderna, diciamo, del Genoa. E quindi, il testimone che ha preso in consegna era piuttosto rovente, insomma, scottava un po' nelle mani. Lui si è comportato con estrema capacità, direi, anche con molta lucidità tattica,
ha avuto forse un inizio un po' così, un po' sparagnino, un po' ma farà così. Tanto domenico queste 8 partite rimanenti, sì, eh? esatto. Ecco, io credo che lui sia un po' entrato nella psicologia di fare allenatore del Genoa, cioè abbia un po' sentito alcune pulsioni tipiche di chi allena questo sodalizio, come l'hanno sentito tanti altri suoi colleghi, mi vengono in mente Simoni, Bagnoli, il professor Scoglio e quant'altro, insomma, no, non tutti, ma molti l'hanno sentita. Credo che sarà determinante sicuramente, come accennava questo scorso finale, anche perché il presidente poi sul tasto allenatore è sempre un uomo di come dire, con l'inventiva abbastanza, come dire, fantasiosa, no? Per cui se ci fosse in giro per l'Italia, non solo in Serie A, ma forse anche in qualche serie di minore, come dire, vetrina, qualche allenatore allora, che lo intrigano. Sì. Ecco, ricordiamoci che lui aveva pescato Gasperini dal Crotone. Allora, facciamo una cosa, perché il countdown mi dice che siamo già fuori di oltre 30 secondi. Ho qualche defezione per quanto riguarda i video wall con gli sponsor, ce ne scusiamo, la prima volta in un anno. Rimedieremo e poi prendiamo anche con Eugenio dalla Coff Service, che devo dire una cosa. State con noi. Allora, un po' di messaggi dai, perché sennò è inutile che... Sì. Allora, ciao a tutti, siete grandi, un abbraccio a Luca dal tuo PR Massimo. Sì, ciao Massimo. Sì. Poi un abbraccio grande a Luca da Fabri e Manu. Ciao Fabri e ciao Manu. Ciao a tutti da Mauro Bellin, ma la vostra giornalista è single, è troppo carina, PS a Torino tra due domeniche tocco le 210 trasferte. Ciao, chi c'è? Niente? Falso allarme. Poi c'è anche Spalletti che sarebbe papabile, dice questo telespettatore. Difficile che è lo Zenit. Cioè, che lo lasci poi. Sì, che lo lasci libero. Poi forza Genoa. Poi un saluto a Domenico Ravenna, sempre preciso e puntuale con i suoi articoli sul Sole 24 Ore, dice Luisa. Fabri, si chiama Luisa. Fabri, ma quando è che fai un'ora di Genoa? Mezz'ora è troppo poco, sempre salutiamo Luca. E poi adesso ci saranno, per quanto riguarda il palinsesto nuovo. Insomma, quest'anno è andata così, dovevamo fare un'ora, poi insomma le televisioni, sapete, il digitale, non digitale, insomma abbiamo avuto qualche problema, grazie a Dio, problemi buoni, perché vuol dire che il palinsesto della Telenord è pieno di tante cose, sta andando tutta molto la programmazione bene. Comunque, adesso col mio editore ci dobbiamo vedere in questi giorni qua e speriamo di fare qualcosa di bello già per maggio e giugno. Allora, abbiamo una novità? Sì, poi ancora un po' tra messaggi. Ciao Fabrizio, sono Fabrizio, il cuoco doriano, complimenti per la tua trasmissione leggera ma competente, un saluto a te e ai tuoi ospiti, saluto Fabrizio, grazie, sono bei messaggi, si sa che i tifosi possono aiutare una squadra, ma vabbè, patapin patapan, ma secondo me le uniche partite dove perdiamo sono Juventus, Napoli e Lazio, voi cosa ne dice? Dice Matteo, bah! Gabriele, devi lasciare un sondaggio. Cosa? Dimmi. Sì, c'è un sondaggio su Facebook su Mezz'ora di Genoa, Milito o parlavamo prima, adesso mi sfugge, Boriello. O Boriello. Ah, tra l'altro poi c'è anche una notizia fresca di Boriello. Vabbè, Milito non verrà mai quest'anno al Genoa perché adesso si è ripreso, ma non verrà mai, non neanche è utopia, difficile. Non verrà mai. Se arriva, arriva per l'anno 2011-2012. Per quanto riguarda Boriello, il presidente è una persona che non ama i cavalli di ritorno, però lui ha speso sempre parole buone su questo grande giocatore, quindi potrebbe essere secondo me un giocatore. Però perdonami, Pianeta Genoa ha delle fonti che sostengono che è molto difficile il ritorno di Boriello per l'ingaggio che percepisce e per la durata del contratto. Ma le fonti senza togliere niente che Pianeta Genoa sono molto preparati, però poi alla notizia fine messa dal collega Fabio Aronico. Il presidente lo vuole prendere. E la Roma non le interessa, cioè solo tre punti, giusto? Bisogna vedere anche la nuova proprietà della Roma cosa decide di fare. Esatto, ma se la Roma non le interessa più Boriello, dico. E il giocatore vorrebbe tornare a Genova e il presidente vuole riavere il giocatore, insomma, è normale che si mettano d'accordo. Come il caso Luca Floro Flores. Insomma, per riscattarlo ci vogliono 10 milioni di euro, sono un po' tantini. 8 e mezzo. 8 e mezzo, perché 1 milione e mezzo gli ha dato per il prestito. Il giocatore è interessato a restare sotto la lanterna. Noi saremo tutti contenti, però nello stesso tempo, insomma, 8 milioni e mezzo sono tanti. Si devono sedere al tavolino, io giusto? Io preferirei che rimanesse Criscito, sinceramente. Criscito è già via, è già, secondo me, purtroppo... Invece Mimmo... che riscattare Floro... L'altro gioca titolare con l'Ucraina, al posto di Balzaretti. Cioè. Dicevi, visto che ci ha tradito, Boriello torna, si riduce l'ingaggio, sta buonino. Ci ha tradito,
sta buonino buonino e si fa un paio d'anni con 22 gol a stagione come... Ma ce l'hai per i gol che ha fatto in rovesciata, quando si è levato la maglia. No, lì mi ha fatto veramente imbestialire. E lì mi ha fatto un po' arrabbiare. Se dovesse tornare glielo direi. Però era un fuorigioco quel gol lì. Era un fuorigioco. Vabbè, se ne fa due alla Samp nel derby e noi lo perdoniamo. Allora, invece per quanto... guarda quanti messaggi, questo qua non si capisce. Salutiamo tanto. L'uomo gatto che ci guarda anche questa sera. Sì, e dice miau agli Uba. Miau. Io rispondo miau. Allora, salve, ma senti Liuba, ma qua i telespettatori vogliono sapere se sei fidanzato o no. Io no, io assolutamente no. Sei single? Io sì, sono single per scelta degli altri. Tecnica. Senti, ma sei anche tu, sei tipo, ti vorresti accostare magari con un calciatore? O... No, io preferisco in questo momento pensare a me stessa, pensare ad andare avanti. Sono molto concentrata col lavoro, sulla mia carriera, fra virgolette, molte virgolette. Grandi giovani emergono. Quanti? Grandi giovani emergono. Esattamente sì. Allora, senti, Domenico, come siamo messi in cucina? Sei bravo te? Sì, come utilizzatore finale, sì. E invece come... A monte, a me no, assolutamente no. Zero, in assoluto? No, io sono figlio unico, ha sempre fatto tutto la mamma. Quindi proprio in cucina. Te invece, Luca, come sei? Te l'avevo già raccontato l'altra volta. Sono le uova. Il piatto unico. Spaghetti, aglio, olio, peperoncino, ma il peperoncino sai quello ho già fatto nei barattolini, quindi lo butto in padella. Lo Bravo. E invece tu, Gabriele, come sei messo in cucina? Io mangio. Bravo? Tu mangi? Preferisco mangiare, sì. Luba? Io appunto cose già fatte, cioè, faccio la pasta, ci butto un arrosto, non sei capace, vitel tonè, una cima fatta la cima. Sì, poi guarda questi sera una tragedia, torniamo tutti a casa. Mi pare che siamo tutti piuttosto. Che strano. Salutiamo Daniele Ferrando che ci ha invitato poi alla festa del club, no, a cena. Magari si mangia anche a fine maggio. Tra l'altro lui è fan di Gasperini e nonostante ciò vuol fare un plauso a Ballardini che con tanta umiltà e professionalità ha dato un po' di tranquillità alla squadra, forza mister. Allora, poi di Cassano a Genoa se ne parla di nuovo. Dove? Cassano. Anzi, assolutamente sì. Il posto di crescita al Milan, Cassano, mi sembra un po' fantacalcio. No, Cassano. Soliti discorsi che si facevano a novembre. Beh, al presidente Preziosi, chi è che non piace come talento? Cassano. Cassano è un grandissimo giocatore. Bisogna vedere, ma io credo che sarà un'estate sicuramente calda. Tutta da scoprire per quanto riguarda il calciomercato. La cosa di fatto è che comunque Genoa ritornerà a Neosfit, giusto Gabriele? Esatto, sì. Dal è presto, solito, dovrebbe però... essere il solito periodo, seconda, terza settimana di luglio, e poi c'è il trasferimento poi in basso Piemonte, dipende, adesso la società deve un po' vedere un po' tutto. Di sicuro presidente farà una squadra subito competitiva nel ritiro, qualche innesso si farà, ma l'80% della rosa dovrebbe essere composta giugno-luglio. Allora, non mi risulta che Borriello abbia voglia di tornare a Genova, anzi ha sempre lanciato parole d'amore verso la Roma e i tifosi della città. Saluti, Fabrizio. Beh, è normale, quando il giocatore va da una parte all'altra. È tutto prematuro per quanto riguarda il calciomercato, cerchiamo di combinare tanti punti per queste restanti ultime 8 partite, perché secondo me Cagliari è fondamentale, perché se succede qualche discorso là in cima che perde qualcheduno e noi facciamo i 3 punti col Cagliari, insomma 42 ti puoi ancora divertire. Ringrazio la nostra Liuba, ciao Liuba. Grazie, c'è una cosa velocissima. Velocissimissima, complimenti a mia mamma che all'alba del mezzo secolo inoltrato, la mia mazza però si è laureata. Brava, complimenti alla mamma di Liuba che si è laureata. Ringrazio Gabriele Lepri. Ciao Fabrizio, forza ringrazio Geno. Domenico Ravenna. Grazie a voi. Luca Canfora. Grazie, che Dio ci benedica al derby del lunedì fra una mezz'oretta, insomma, poco giù di lì. Ciao. Forza Geno. Ciao.